Ciao ragazzi, benvenuti in questo canale e in questo nuovissimo video nuovo di pacca. Giochiamo contro Dawan Timur dalla Polonia. Sì. Ogni tanto sfaso queste bandiere in Indonesia. Sono stato tradito dal nome. Allora, F4. Questa è una mossa interessante contro la Pirc. Non credo che sia particolarmente buona. Facciamo cavallo F6. Andiamo avanti con le mosse normali. Attacchiamo questo pedone. E5 qua non è un problema, perché semplicemente posso mangiare e giocare cavallo G4. E dovremmo essere sereni, diciamo. Mi aspetto cavallo C3 a questo punto, sulla quale non so bene cosa fare, onestamente. Magari facciamo C6. Oh. Sì, dai, C6. Cavallo F3, C6, magari prepariamo D5 o B5, andiamo subito a rompergli le scatole a sto cavallo. Le abbiamo fatto pensare davvero tanto. Sono già quasi un minuto che penso su questa posizione. Il cavallo F6 sembra una mossa normale, no? Da fare, sviluppo un pezzo. Ma lui aveva pianificato di fare E5. Io direi di mangiare qua, dai, mangiamo, c'ho fame. Quasi. Per voi sono le 14, quindi è proprio tardi. In realtà da me sono le mezzogiorno e 20. Ok, adesso che stia pensando a questa mossa un po' mi turba, onestamente. Cosa vuol fare? Sentiamo, non so cosa vuol fare. Cavallo G4. Attacchiamo qua e ci aspettiamo cavallo F3, naturalmente. O D4, certo. Certo. Ok, reagiamo immediatamente al centro, facciamo C5, questa è una mossa che mi piace. Non so se sia buona, ma mi piace. E qua H3, il cavallo è costretto ad andarsene in luoghi tenebrosi sul bordo della scacchiera, ma adesso o ci dà l'alfiere, ci mangia in H6. Ok, che ci può stare, è una buona mossa. Ci apre la colonna G, ci rovina la struttura, insomma si incasina un po' la situazione. Oppure se non ce lo mangia, magari in futuro possiamo riposizionarlo in F5, dove sembra che faccia il suo, no? Soprattutto su questa casa resa debole dalle mosse del bianco. D5, lui sta spingendo tantissimo al centro. Fair enough, bravo. E dobbiamo cercare di trovare delle contromisure qua, perché sennò rimaniamo schiacciati. Già siamo molto schiacciati, devo dire. Non è una bella situazione. Ma proprio sfidiamolo completamente con E6. Adesso addirittura ci può fare D6 e chiuderci sto alfiere per sempre. Quindi stiamo proprio giocando con il fuoco in un modo che non ci sta tanto, onestamente. Però sogniamo, magari un giorno faremo F6, spacchiamo tutto qua. Non lo so, è molto, 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 molto a doppio taglio la situazione. Non so, non so, non so. Vediamo come se ne uscirà. Sta pensando davvero tanto ancora una volta. D6, è arrivata sta mossa. Fa male di 6. Però, ok, possiamo innanzitutto sviluppare i pezzi che possono essere sviluppati, come cavallo C6. Questa sembra una mossa normale. Naturalmente, questo è buono, ma se riusciamo a scardinare questa situazione, potrebbe rivelarsi un boomerang in realtà. Io credo che oggettivamente il bianco abbia una posizione fantastica, però dobbiamo lottare qua. Che dobbiamo fare? F6, per esempio. F6 è una buona mossa.
Dobbiamo stare attenti un po' alla diagonale qua che si viene a indebolire, però ad esempio su F6 già iniziamo a minacciare di smantellare questo centro del bianco. Cioè, alfiere F4 non è stata troppo precisa, però non saprei bene cosa avrei fatto al suo posto. Ok, C4 è terribile, credo. Una mossaccia proprio da straccio della licenza. Adesso possiamo far saltare sto centro. Ah, che bella sensazione. Adesso, no, adesso proprio il bianco è crollato proprio di botto. Perché dopo cavallo per E5 unica, e abbiamo donna H4. E proprio qua il bianco perde questo cavallo, perché se fa G3 posso farne 100.000, tra cui anche donna E4. Però posso anche mangiare G3 e mangiare il cavallo. Se fare E2 faccio donna E4 e poi gli mangio il cavallo. Se fare D2 gli faccio donna F4 e poi gli mangio il cavallo. Quindi la diagonale corta, questa è sempre da tenere d'occhio, soprattutto se giochiamo le linee con F4. Qua l'ha fatta addirittura la seconda mossa, quindi bisogna tenere d'occhio queste cose. Tra l'altro anch'io dovrò dopo tenere d'occhio questo scacco, ma per ora c'è G6, quindi stiamo in campana. Dopo donna H4 forse sta pensando di abbandonare. Non so, F2, niente. Cacco. E andiamo a mangiarci questo. Forse potevamo pensare a qualcosa di meglio, ma meglio di così fa fatica. Donna per. Poi abbiamo anche cavallo D4. Abbiamo un pezzo in più, D6 scompare. E tiriamo un lunghissimo e spassionato sospiro di sollievo. Qua sono un cretino perché c'avevo cavallo E3. Qualcuno adesso in descrizione su YouTube lo farà notare. Sì, sono un cretino, ma vabbè, insomma, ci avete ragione anche voi. Gambit Bot. Questa è una bandiera fichissima. Questa bandiera è veramente molto molto bella. Ed è la bandiera sono certo che sta in Africa. Ok, questa è la variante O'Kelly della siciliana. Qua D4 è l'unica variante in cui D4 non è proprio il massimo. Ed è meglio giocare C3 qua. Nel frattempo c'è una parte del mio cervello che sta ragionando su sta bandiera. Mamma mia. Non mi viene. Malissimo, malissimo oggi, ragazzi, malissimo. Ok, nel frattempo abbiamo questa posizione ottima. È una versione delle strutture col pedone di donna isolato, quelle che abbiamo visto anche nel dettaglio, nel corso sulle strutture. Se siete interessati, date un occhio al nostro sito www.chessburger.tv. Ci sono anche le felpe come questa, le magliette. Questo video verrà pubblicato quando farà un caldo della Madonna, però le felpe sono incredibili. Ok, abbiamo visto che uno dei piani principali è giocare D5. Qua A6 non è un tempo così utile, quindi il bianco ha una posizione bella, secondo me. Nel frattempo mi arrendo con la bandiera, con la promessa di... le Seychelles. Ok. Non ci sarei arrivato, proprio l'avevo rimosso dalle mie conoscenze. Va bene, alfiere B7, il nero sta giocando comunque un'ottima partita, secondo me, sta mettendo i pezzi bene. Anche A6 B5 è una buona manovra. Facciamo cavallo E5 qua, direi. Se possiamo centralizzare un cavallo in questo modo, perché no? A volte la torre in D1 può switchare verso meravigliosi mondi giocando torre di 3, torre H3, e il bianco spesso si può lanciare in un
in un attacco molto forte sul lato di re. E direi che questo potrebbe essere il caso in cui possiamo divertirci un po' giocando proprio questa mossa. D'altronde su cavallo per E5 mangeremmo di pedone, quindi la struttura al centro va a cambiarsi. E però questo fa anche a vantaggio un po' nostro, perché il pedone in D4 è proprio il principe, il protagonista di questa struttura, si porta in E5 e non è più una debolezza, perché questo pedone è forte all'inizio della partita, perché ci dà ad esempio la casa di 5 al cavallo, però più avanti nella partita, quando i pezzi si inizieranno a cambiare, sarà effettivamente debole. Quindi questo cambio può essere anche una buona notizia per noi. Torre C8, qua possiamo fare mosse di sviluppo come alfiere G5, ma noi ci lanciamo subito sul lato di re giocando torre H3. È una mossa che soprattutto a livello psicologico fa paura, infatti inizia a fare H6 e inizia a darci idee belligeranti qua. Ok, H6. Credo forse alfiere per H6 subito non è neanche così assurda. Io sono tendenzialmente un giocatore tranquillo, cioè non mi piace lanciarmi in queste cose violentissime, però in questo caso vi devo dire non sembra neanche così male. Proviamo a calcolare alfiere per H6, G per H6, mi viene in mente donna E3 qua o donna D2, ma l'idea è sempre mangiare in H6 di donna per dopo fargli malissimo. Rifacciamo tipo donna E3. Non ha un modo per difendere H6. E cavallo G4 non ce l'ha per via di cavallo per G4. Potrebbe fare cosa? Potrebbe mangiarci questo cavallo, ma io a quel punto comunque mangio in H6. Minaccio matto in H8. Unica mossa per pararlo, cavallo G6. E a questo punto ho una mossa incredibile. È alfiere per E6. Alfiere per E6, se mangio il cavallo ed è matto, e comunque sto minacciando donna per G6 matto, perché il pedone a quel punto non starebbe più difendendo il cavallo perché c'è l'alfiere che inchioda. Quindi questa è la linea che ho visto, e oggettivamente potrebbero esserci un sacco di falle, però mi fido del mio calcolo, devo iniziare a fidarmi di più di quello che vedo. Donna E3. E adesso vediamo se ci siamo persi qualcosa. Io ho calcolato la variante cavallo per E5, donna per H6, cavallo G6, alfiere per E6. Secondo me è una bomba. E vediamo, un doppio sacrificio di pezzo, molto simpatico, non troppo difficile però sembrava carino. Ok, H5 però è una mossa un po'... cioè ci lascia donna G5, no? Sembra che non può reggere il nero qua. E donna H5, se fa re H7 mi coinvolge un altro pezzo con scacco, quindi re H7 è da scartare. Re H8, donna H6 per esempio, ma con la torre abbiamo quattro pezzi che possono collaborare all'attacco e dovrebbero essere sufficienti. Se c'è una giustizia nel mondo, dovrebbero bastare, ecco. Ok, per esempio donna H6, su re G8, torre G3, possiamo interromperci qua. E però su cavallo H7 qual è il punto? Se mangio subito donna H6, cavallo H7, se mangio subito H5, allora può fare cavallo F6. Però io potrei avere qua l'intermedia cavallo per D7. Quindi elimino il pezzo che può arrivare a difendere. E poi mangio in H5, sì, diciamo che mi sono convinto da solo. Ma vediamo se ci sono modi più furbi e meno rischiosi di vincere sta cosa. Anche cavallo per D7 subito, forse, effettivamente. Sembra easy, però vabbè. Facciamo così. Donna per... E ora cavallo H7 unica su re G8, torre G3 scacco, cavallo G4, posso mangiare
Mi mangio tutto, ok, niente. Ha scelto la via più diretta per perdere tutto. Torre G3, cavallo G4 adesso è proprio forzata e non so. Donna pera, cavallo per G4 sembra facile perché adesso minaccio matto così. Torre per G4, deve mettere l'alfiere in mezzo, io me lo mangio, deve darmi la donna, cioè perde tutti i pezzi. Rimaniamo con una donna in cambio di una torre. E sì, non c'è via di scampo, tra l'altro l'iniziativa del bianco non si è esaurita, quindi prenderà matto velocemente, semplicemente nel momento in cui una torre verrà portata. Faccio torre 1, torre 3, torre H3. Il nero non può fare nulla. Andiamo a vedere rapidamente se quello che avevo visto aveva senso. Se alfiere per H6 è buona di base. Se alfiere per H6 è buona, allora abbiamo fatto una buona partita. Torre D3, ok, qui la posizione è ancora pari. Torre C8, torre H3 ancora pari. H6, esatto, qui alfiere per H6 è buona. Quindi ok. G per H6, donna E3. Sorprendente che... Ok, nel computer io giudicavo donna E3 e donna D2 come sostanzialmente equivalenti. In realtà donna D2 ha un problema, a quanto pare. Ah, torre per C3. Parkour. E per magia il nero si salva. Incredibile, incredibile. Ok. Compito per casa. Realizzare... Il perché questa cosa è vera. Mi sorprende parecchio. Donna E3, H5 e qua donna G5 vince al colpo, no? E qua è facile, torre G3, eccetera. Alfiere C2 era pure meglio secondo il computer. Ok, vediamo un attimo quella linea lì. Cavallo per E5, donna per H6... Cavallo G6, alfiere per E6, esatto. Questa è una linea chiave, perché se il bianco, se all'inizio del... quando ho giocato alfiere per H6, non vedo che qua c'è alfiere per E6 che vince, allora... cioè, se qua non c'è alfiere per E6, il nero sta al sicuro, eh? Ha due pezzi in più e non è chiaro come sfondare. Però alfiere per E6 è veramente molto bella, secondo me. Perché non solo non può essere catturato, ma minaccia donna per G6, e questo è il vero obiettivo di alfiere per E6. Non c'è nessun pezzo del nero che possa difenderlo, perché alfiere per E4 me lo mangio, ed è... il problema è soltanto posticipato. Ok, mettete like assolutamente, ragazzi, se vi è piaciuto il video, se avete qualche richiesta qua sotto in descrizione, come sempre, verrete ignorati tutti brutalmente, e... noi ci vediamo domani, sempre alle 14, per un altro video. Ciao a tutti, ragazzi!